in questa edizione del D-News. Sottoposti a sequestro antimafia dal Tribunale di Catania ingenti somme di denaro che ammontano a circa 17 milioni di euro all'editore catanese Mario Ciancio Sanfilippo. 11 persone sono state denunciate per turbativa d'asta, truffa, falso e abuso d'ufficio dalla Guardia di Finanza di Ragusa nell'ambito di un'indagine sull'appalto del servizio di sicurezza del Palazzo di Giustizia. In Sicilia guerra tra Crocette e Renziani che coniano hashtag Saro stai sereno. Nella tarda serata di ieri parole di fuoco tra il governatore e il sindaco di Siracusa. Giovanni Salvi è il nuovo procuratore generale di Roma, la nomina è arrivata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Al Comune di Catania presentate le novità che consentono di rilasciare nuove autorizzazioni per tavoli di bar e rosticcerie fino a un massimo di 40 posti a sedere. A Vizzini il convegno sul tema Io Sogno Italia, evento che rientra nell'ambito delle iniziative promosse per la Giornata Mondiale del Rifugiato, che sarà celebrata in tutto il mondo il prossimo 20 giugno. ...1896, mentre ad Atene è il primo anno delle Olimpiadi dell'era moderna e Spiridon Lewis vince la maratona, a Catania apre il primo punto vendita che diventerà un riferimento assoluto per lo sport italiano. Nasce Zacca Sport. Cogli l'opportunità del salto triplo. Acquistando 3 articoli fra abbigliamento e calzature, il meno caro lo pagherai solo 1 euro. Zacca Sport, a Mister Bianco nei 2 punti vendita di via Aldo Moro 53 e 61 e l'apertura del nuovo megastore di sport in via Zacca Rosalia 24, angolo via De Felice. Perché lasciarlo a casa? Anche quest'estate dal 6 giugno torna a Catania. Il Dog Beach. Troverai tutti i comfort ed il divertimento di un lido senza rinunciare ad averlo accanto. Spiaggia dedicata, asilo, dog sitter, parco giochi, addestratori cinofilo con programmi personalizzati, giornate di pet therapy, cabine stagionali e tanti eventi da condividere insieme. Dog Beach, presso Lido Azzurro, via Kennedy 11, Catania. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarre in Corso Italia 168. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciale di Confcooperative a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania in Corso Sicilia 24. Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro di ingenti somme di denaro riconducibili all'editore catanese Mario Ciancio Sanfilippo. Sottoposti a sequestro antimafia un rapporto bancario intrattenuto da Ciancio per il tramite di una società fiduciaria della Liechtenstein in un istituto di credito con sede in Svizzera in cui sono depositati titoli e azioni per un valore stimato allo Stato di circa 12 milioni di euro. E inoltre è stata sequestrata la somma in contanti di circa 5 milioni di euro depositata presso una filiale di una banca etnea.
Il sequestro è stato eseguito ieri dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale sezione anticrimine di Catania, a cui erano state delegate le indagini penali e patrimoniali. Come è noto, la procura di Catania ha esercitato l'azione penale nei confronti di Ciancio per avere lo stesso, da numerosi anni, apportato un contributo causale a Cosa Nostra catanese e per tale motivo proprio domani si terrà la prima udienza preliminare al fine di stabilire se l'imputato dovrà o meno essere sottoposto a un processo. La Procura di Catania, oltre a raccogliere e riscontrare le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e a ricostruire complessi affari promossi da Mario Ciancio, nei quali aveva interesse la mafia, ha delegato indagini patrimoniali che si sono spinte a ricercare anche dei fondi detenuti illegittimamente all'estero da Ciancio, così individuati tra gli altri depositi bancari svizzera, alcuni dei quali schermati tramite delle fiduciarie di paesi appartenenti ai cosiddetti paradisi fiscali. Gli accertamenti sono stati agevolati dalla cooperazione prestata tramite rogatoria e in adesione ai trattati internazionali della Procura svizzera di Lugano, la quale ha acquisito dagli istituti bancari documentazione bancaria rilevante. Altre approfondite indagini sono state delegate al nucleo di polizia tributaria di Catania, che ha acquisito le movimentazioni bancarie e altre informazioni sulle quali il consulente del pubblico ministero, la società multinazionale PricewaterhouseCoopers S.p.A. specializzata in revisioni in bilancio, sta ricostruendo il patrimonio di Mario Ciancio negli anni. La richiesta di sequestro urgente è stata presentata dalla Procura distrettuale della Repubblica nel momento in cui è venuta a conoscenza del fatto che Mario Ciancio Sanfilippo aveva dato l'ordine di monetizzare i propri titoli detenuti in Svizzera e di trasferire il ricavato in istituti di credito italiani. Nella richiesta di sequestro sono stati ricostruiti numerosi affari di Ciancio che risultano infiltrati da Cosa Nostra catanese sin dall'epoca in cui l'economia catanese era sostanzialmente imperniata sulle attività delle imprese dei cosiddetti cavalieri del lavoro, tra i quali Graci e Costanzo. Le indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di una sperequazione non giustificata tra le somme di denaro detenute in Svizzera e i redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi in un arco temporale assai ampio. Un sequestro dunque che ammonta a circa 17 milioni di euro. 11 persone sono state denunciate per turbativa d'asta, truffa, falso e abuso d'ufficio dalla Guardia di Finanza di Ragusa nell'ambito di un'indagine sull'appalto del servizio di sicurezza del Palazzo di Giustizia. La gara dell'importo di 1.214.000 euro circa è stata aggiudicata alla società Sicilia Polis SRL di Catania con un ribasso del 24,47%. L'impresa però, secondo i finanzieri, aveva attestato falsamente con la compiacenza di un consulente del lavoro di aver diritto agli sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità e di aver così motivato il ribasso vincente nell'appalto. Tra gli indagati un funzionario e due dirigenti del comune di Ragusa, che erano componenti della commissione di gara, due impiegati del centro per l'impiego, un funzionario dell'INPS e un dirigente dell'assessorato regionale al lavoro, tutti accusati di aver omesso i controlli sul personale della società. Ormai è guerra aperta tra i renziani di Sicilia e il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Ad accendere la miccia sono state ieri le parole pronunciate dal governatore siciliano durante una conferenza stampa in cui ha attaccato duramente il governo Renzi annunciando che tornerà a fare il rivoluzionario e che è stanco di essere buono, chiedendo al governo l'arrivo di 300 milioni di euro. Un attacco è arrivato anche al sottosegretario Davide Faraone, ma se Faraone non ha mai replicato a Crocetta, nella tarda serata di ieri è arrivata la risposta dal sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, renziano doc. Parole che accendono uno scontro senza precedenti. Le dichiarazioni rese dal presidente Crocetta, dice il sindaco di Siracusa, sono un penoso tentativo di scaricare sugli altri le colpe dei ballottaggi. La sua è una gestione amministrativa capace solo di distruggere, come nel caso della formazione professionale e dell'abolizione delle province, senza riuscire a costruire nulla di alternativo e che alla fine gli elettori hanno punito. Da qui la necessità di una seria analisi politica all'interno del PD che, prima di valutare ipotesi di nuove maggioranze, scrive, deve chiedersi se sia ancora il caso di sostenere questo governo. Per il sindaco di Siracusa il messaggio lanciato con il voto di domenica è un segnale per un deciso cambio di passo, ma Crocetta, che finora ha deluso tutte le aspettative, non sembra esserne all'altezza.
tristezza. Non mancano anche questa volta parole dure come quella con cui definisce Crocetta presuntuoso e arrogante per aver assunto l'atteggiamento di chi intende dare patenti di persone per bene a suo piacimento. E sull'analisi del voto dice strampalata quanto la sua azione di governo. A stretto giro arrivano affidate a Facebook la replica di Rosario Crocetta. Le dichiarazioni di Garozzo, scrive il presidente della regione, sono a comando dettate dal solito ignoto e pertanto non meritevoli di alcuna risposta. Quando i suoi padroni verranno allo scoperto risponderò a loro. Non lo scrive, ma il riferimento è chiaro al sottosegretario Faraone, che continua a non dire nulla. A mezzanotte l'ultima stoccata, sempre di Garozzo, a Crocetta che conia su Twitter, hashtag Saro stai sereno, mentre questa mattina è Antonio Ferrante, altro fedelissimo renziano, a scrivere su Twitter, Crocetta lasci stare il PD, il governo e i bravi sindaci e governi. Giovanni Salvi è il nuovo procuratore generale di Roma, lo ha nominato all'unanimità il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Salvi, magistratura dal 1979, è stato prima pretore a Monza, poi dal 1984 sostituto procuratore a Roma. Dal 2002 al 2006 è stato consigliere del CSM, al termine della consigliatura è tornato a svolgere le funzioni di sostituto a Roma. Dal 2007 è stato sostituto procuratore in Cassazione e dal 2009 guida la procura di Catania. Si è occupato tra gli altri dei processi sulla strage di Ustica, sugli omicidi di Calvi e Pecorella. Un importante e meritato riconoscimento, ma certamente una perdita per Catania, ha commentato così il sindaco Enzo Bianco la nomina del procuratore della Repubblica di Catania Salvi a procuratore generale della Repubblica a Roma. Salvi, continua Bianco, come capo della procura etnea ha dato un importante contributo all'aumento della sicurezza, alla legalità e dunque alla crescita generale della città. Un'azione a tutto campo che insieme alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza ha portato a grandissimi risultati nella lotta alla mafia e alla criminalità. Un lavoro, aggiunto Bianco, quello condotto dal procuratore Salvi, che in ogni momento è stato sempre di altissimo profilo istituzionale, equilibrato, consapevole delle mille difficoltà e delle mille esigenze di un territorio dai risvolti estremamente complessi come quello catanese. Sostituirlo non sarà facile. Da parte mia non posso che ringraziare il procuratore Salvi per quanto ha fatto per Catania e augurargli di vero cuore di avere altre grandi soddisfazioni dalla sua carriera. Ho chiarito ai magistrati i fatti spiegando quanto successo a Sicilia e Servizi. Lo ha detto l'ex PM Antonio Ingroia lasciando i locali della caserma del comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, dove è stato interrogato ieri per circa un'ora dal procuratore aggiunto Dino Petralì e dal PM Maria Teresa Maligno nell'ambito dell'inchiesta su Sicilia e Servizi che lo vede indagato per abuso d'ufficio insieme con il presidente della regione Rosario Crocetta. Il governatore era stato ascoltato per quasi due ore. Poi è toccato all'ex magistrato Ingroia che ha presentato, accompagnato dal suo legale Mario Serio, una memoria. Ho spiegato ai PM le ragioni per le quali era obbligatorio fare quelle assunzioni nella società da me gestita, dice ancora Ingroia. Quando sono arrivato avevo trovato una situazione assurda. I miei predecessori non avevano fatto le attività che erano obbligati a fare, quindi in un mese fui costretto a fare quelle assunzioni. Durante l'interrogatorio Ingroia ha anche sollecitato la procura sulla denuncia presentata dallo stesso sui suoi predecessori che sono stati inadempienti. Con Crocetta e Ingroia, quest'ultimo è amministratore unico di Sicilia e Servizi, sono indagati anche gli ex assessori Antonio Bartolotta, Ester Bonafede, Dario Cartabellotta, Nelly Scilabra, Michela Stancheris, Patrizia Valenti e l'ex ragioniere generale Mariano Pisciotta. Nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti l'assessore alle attività produttive Angela Mazzola, il presidente regionale della FIPE Dario Pistorio e i rappresentanti dell'ASP hanno presentato le novità interpretative che consentono di rilasciare nuove autorizzazioni per tavoli di bar e rosticcerie fino ad un massimo di 40 posti a sedere. L'assessore Mazzola dunque ha comunicato le nuove possibilità ottenute grazie a una battaglia comune condotta trovando anche la sensibilità nell'assessorato regionale alla salute. È un intervento che riguarda Catania, ma mi piace dire l'intera regione Sicilia.
è atteso che in esito a una serie appunto di studi, perché ritengo che siano comunque fondamentali, l'assessorato regionale alla sanità ha indicato un criterio interpretativo che consentirà ai bar e alle ristorazioni con somministrazioni a tavolo da 1 a 40 posti di attivarsi con un bagno anziché i due appunto che erano previsti da questa vecchia circolare. Sembra piccolo conto, invece è una svolta che consentirà a tutti di finalmente regolarizzare le loro posizioni, di avere un'occupazione all'esterno di tavoli e sedie e soprattutto mi piace pensare a regolarizzare e dare sviluppo a quei nuovi, alle nuove attività, ancorché piccole, che potranno appunto essere sgravate da questi criteri interpretativi fino ad oggi molto rigidi. L'adeguamento di una circolare non legge che si adegua, diciamo, a tutto il territorio nazionale. Cosa significa? Significa che finalmente siamo riusciti ad riportare anche un sistema di legalità, non solo per la nostra città ma per tutti, e anche a salvare, io dico così, la stagione che sta entrando con la probabilità di perdita di posti, e invece questa volta ci siamo riusciti ad non far perdere 400-500 posti su Catania e 1000-1500 su tutto quello che è il territorio regionale. Parte anche quest'anno Mare Sicuro 2015, quali sono le novità? Le novità in pratica sono quelle di dare una maggiore presenza della Guardia Costiera nelle zone del balneari e una maggiore anche presenza nei lidi e dare sempre più un servizio pronto ed efficace. Al mare avremo circa 15 persone, però ritengo che nel momento più caldo dell'estate, quindi da metà luglio fino anche dopo il Ferragosto, implementeremo con altre 5, 6, 7 unità, vediamo secondo le esigenze, perché riconosciamo che a mare ci saranno tante persone che necessitano di avere il nostro servizio. Sorveglianza in mare ma anche nelle coste, parliamo della Sicilia orientale in questo caso? Sì, sorveglianza in mare anche nelle coste, quindi l'attività non è soltanto per l'attività balneare ma anche un controllo al diporto e alle unità da pesca. Noi abbiamo dei mezzi veloci costiere che impiegheremo sotto costa per dare un controllo ed essere più presenti per il piccolo diporto, e poi per attività di soccorso un pochettino più a largo avremo anche mezzi idonei per fare questo qui. Ieri mattina l'aula consigliare del Palazzo Municipale di Vizzina ha ospitato il convegno sul tema Io sogno in Italia, evento che rientra nell'ambito delle iniziative promosse per la giornata mondiale del rifugiato, che sarà celebrata in tutto il mondo il prossimo 20 giugno. La tavola rotonda, moderata da Rocco Sciacca, coordinatore della rete SPRAR del Consorzio Sol Calatino, è stata aperta dai saluti del sindaco di Vizzina e coordinatore regionale dei progetti SPRAR, Marco Aurelio Sinatra. Un appuntamento ormai che facciamo da anni, perché questa città si è sempre candidata e ha tentato di dare il meglio di sé anche sul tema dell'accoglienza. Lo ha fatto, ci sono grandi esempi di capacità di integrazione in questa straordinaria città fatta di gente che ha l'amore verso gli altri e la gente più debole. L'esperienza di oggi è un'esperienza maturata dove i nostri ospiti stanno diventando veramente concittadini vizzinesi e ci danno anche il loro grazie per il minimo di aiuto che riusciamo a dare con rispetto della dignità di cui hanno bisogno. Poi è toccato al vicepresidente del consorzio Sol Calatino, Maria Bellino. Il fine, diciamo, di questa giornata è quello di mettere in evidenza tutte le attività di accoglienza, di mediazione, di assistenza legale, di assistenza sanitaria, consulenza psicologica che riguardano tutti gli ospiti che sono all'interno delle strutture SPRAR gestite da Sol Calatino all'interno di questo progetto. Nel corso del dibattito è stato proiettato un video sui 7 anni di SPRAR che in pochi minuti ha ripercorso
corso la storia del progetto, che ha visto migliaia di asilanti integrarsi nel contesto socio-economico della nostra terra. I lavori sono proseguiti con l'intervento del coordinatore dello staff legale dell'ISPRAR, l'avvocato Massimo Millesoli. Noi ci siamo chiesti già l'anno scorso di trovare gli strumenti, gli argomenti giusti per cominciare a parlare del fenomeno migratorio nelle scuole. E dall'esperienza dell'equipe degli avvocati, dei psicologi, ma anche degli operatori e dei coordinatori delle strutture è venuta fuori la possibilità di realizzare un vero e proprio gioco multimediale che permettesse, che entrasse proprio nel linguaggio dei giovani e permettesse la sperimentazione del viaggio che questi migranti, uomini, donne e bambini affrontano quotidianamente per arrivare nelle coste europee, facendo investire i panni dei quattro protagonisti del progetto For Life i nostri ragazzi. L'esperienza già è stata svolta in alcune scuole del comprensorio, siamo stati a Ramacca, siamo stati a Licodia Eubea, siamo stati anche a Mineo e abbiamo un feedback molto positivo sia da parte dei ragazzi ma soprattutto anche dalle famiglie che hanno ascoltato le storie raccontate dai loro figli e cominciato a comprendere ancora meglio più da vicino quello che è il fenomeno della fuga dai paesi per motivi di persecuzione ma anche per motivi di fame e di miseria.